Salve a tutti, io sono Nidio e questo è il 4+. Oggi riniziamo finalmente, dopo tanto tempo, quella che è la seconda stagione dei vlog che già ho iniziato a portare l'anno scorso durante questo periodo, per l'appunto. Ve l'avevo promessa molto tempo fa, ma sono stato sommerso da impegni universitari e non ce l'ho fatta. Peraltro vi avevo detto che avrei iniziato questa nuova stagione con due domande che avevo lasciato in sospeso dalla serie precedente di video, ma non trovo più le due domande, quindi se voi vi ricordate quali erano le domande, se quelli che le hanno fatto ovviamente a cui non ho dato una risposta, per favore riscrivetemeli, anche se probabilmente girerò molti video di fila, quindi difficilmente le farò proprio come ultime domande di questa stagione. Infatti per questa serie di video preferisco parlare di argomenti prestabiliti perché per motivi di tempo, semplicemente mi piace rispondere alle vostre domande e risponderò volentieri nei commenti ad ogni video, però non mi tornava bene come tempi leggere le domande, organizzarle e rifare i video. Per questioni mi torna più comodo fare più video in una volta sola. Detto questo, questa mega introduzione a tutta la serie, iniziamo con l'argomento di oggi. E si parla in particolare di un argomento piuttosto generico, ma molto interessante, cioè qual è l'aspetto più importante di un gioco da tavolo? Ovviamente parliamo di una questione del tutto soggettiva, perché per me un aspetto può essere, dico qualche esempio, non so, potrebbe essere la grafica, che non è così, dopo lo vedremo, ma potrebbe essere la grafica, per qualcun altro potrebbe essere la difficoltà del gioco, potrebbe essere l'ambientazione del gioco. Ci sono tanti aspetti che per una persona possono essere più importanti e per altri meno. Ad esempio, una persona che non è nel mondo dei giochi da tavolo potrebbe rispondere: beh, a me interessa che un gioco si possa giocare in tante persone, possibilmente da 4 in su, e che diverta, duri poco, una mezz'oretta, e che appunto possa permettere di passare un pomeriggio in compagnia. Ed è giustissimo, sinceramente queste sono tipologie di giochi social per lo più che piacciono un pochino a tutti, diciamo. Allora magari qualcuno interessano meno, ma un pomeriggio giocato con questi giochi vanno sempre bene. Però ci sono delle caratteristiche, diciamo, un pochino più dettagliate che per i giocatori più esperti possono permettere di classificare un gioco come bello o brutto. Ad esempio, nel confronto che abbiamo fatto in un video passato fra Dead of Winter contro Zombicide, entrambi giochi horror ambientati nel mondo, appunto, con atmosfera zombie, molti ci hanno detto: beh, Dead of Winter è indubbiamente migliore perché ha l'atmosfera migliore. Ovviamente quello che vorrei rispondere è che Zombicide non è fatto tanto di atmosfera, perché sì, Dead of Winter ha tantissime questioni atmosfera, tutte le carte che permettono di immedesimarsi meglio all'interno della storia. Zombicide è, come ha giustamente detto qualcuno, non ricordo chi, nei commenti di quello stesso video, è più un videogioco, per così dire. È molto più scanzonato, si prende in giro da solo, non vuole creare atmosfera quanto divertire. Quindi lì troviamo sicuramente un aspetto positivo da una parte, che è un'atmosfera curata, veramente dettagliata, dall'altra non curata, ma non per quello uno vince sull'altro, a mio parere, perché per me l'atmosfera non è sempre l'aspetto più importante. Però capisco bene, e non metto quindi come un fattore negativo, ma capisco bene che per qualcuno magari mi può dire: l'atmosfera per me è fondamentale, se non si crea quell'atmosfera particolare in un gioco a me non piace. Quindi magari potete dire: non gioco a Carcassonne perché non mi sembra di essere un contadino o un cavaliere. Insomma, ora ho esagerato, ma per far capire il mio paragone. Non penso ora una persona sia così estremista, però era per dire che alcuni aspetti per qualcuno possono valere molto di più che per altri. Un altro esempio è l'aspetto grafico. L'aspetto grafico per me non conta tantissimo quando vado a valutare un gioco. Mi va bene che un gioco magari si prenda delle libertà grafiche con stili propri e magari non troppo curati, perché capisco alla fine che non è sempre possibile che dietro a un determinato gioco ci sia un grafico che si occupi di tutto l'aspetto. Però effettivamente, se trovo in un gioco una grafica curata, molto, per lo più mi piace nei giochi da tavolo una grafica cartunesca, quindi difficilmente mi piace, come abbiamo visto, Tapum, la grafica quella sporca, quella
più, volendo, reale, che ci sta bene per un gioco del genere, però a me piace meno come disegni, come non lo so, è una questione ovviamente molto soggettiva, non ho le competenze per giudicare oggettivamente l'aspetto, l'aspetto artistico, però per me, diciamo, non è così importante se un gioco ha la graphic che è palesemente minimale, beh, mi va bene lo stesso se ovviamente tutti gli altri fattori sono di buon livello. Quindi la grafica per me non è uno di quei fattori fondamentali, è qualcosa sicuramente se c'è e curata meglio, però insomma non sempre è fondamentale come fattore. Diciamo che più che altro la grafica, come vedremo in un altro vlog di cui parleremo più avanti, è fondamentale per indurmi a comprare il gioco, ma di questo parleremo appunto in un altro video. Altro aspetto che per molti è importante è la storia. Dove parliamo di storia? Beh, certamente appunto, ritornando tipo su Carcassonne, non è importante la storia. Quindi ci sono esempi di giochi in cui la storia ovviamente non è messa in primo piano, ma ci sono molti giochi, molti American ad esempio, in cui la storia è la colonna portante. Oppure anche giochi come Time Stories. Time Stories ce l'avete consigliato in tantissimi e l'abbiamo provato. È un gioco che fa come fulcro la storia, tanto che sinceramente non sappiamo neanche molto come portarlo sul canale come video per non fare spoiler, perché lo spoiler è dietro l'angolo. Infatti non parlerò nient'altro, basti sapere che è un gioco in cui proprio la storia è il fulcro. E ci sono giochi di questo tipo che, beh, non mi dispiacciono, però mi piace la storia se è un qualcosa di espandibile. Mi spiego, Time Stories usciranno, penso, forse sono già uscite, delle espansioni che permettono di aumentare la storia. Ma in generale ci sono dei determinati tipi di giochi in cui una volta risolta la storia, poi non lo puoi più fare perché ovviamente sai già quello che affronterai, come ad esempio sono i giochi investigativi, quelli come Sherlock Holmes, mi confondo con i nomi dei film, ma insomma è uno Sherlock Holmes, non mi ricordo, consulente investigativo, se non erro, in cui appunto uno risolve quei casi e poi in quegli stessi casi magari sì, li può risolvere un'altra persona, però di fatto sapete già come vanno avanti. Quindi la storia mi piace se però non si blocca lì, è un qualcosa che ti crea un universo narrativo che ti permette di ampliare di volta in volta quello stesso universo. Detto questo, ora io ho fatto vari esempi per non tediarvi troppo, non parlerò di ogni singolo aspetto di un gioco da tavolo, ma per farvi capire quello che intendo, e quindi la domanda che rivolgo a voi è: qual è per voi l'aspetto più importante o gli aspetti più importanti di un gioco da tavolo che vi permettono di dire questo è bello, questo è brutto, per me questo mi piace, questo non mi piace? Perché ovviamente variano, è un fattore soggettivo, ed è un fattore però soggettivo così importante che determina la natura stessa di una recensione, se vogliamo, di un giudizio su un gioco da tavolo. Perché se io do, per dire un voto a caso, 10 a un gioco basato solo sulla storia, e magari ne do uno a Zombicide perché la storia è poco curata e non mi piace, ovviamente magari sto basando tutto il mio voto sulla storia, no? È alla base anche delle recensioni e dei giudizi che diamo. Perciò è interessante sapere qual è il vostro metro di giudizio. Detto questo, rispondo anche alla domanda: qual è per me il metro di giudizio? E ci ho pensato a lungo e non lo so, perché non c'è un aspetto singolo sicuramente che mi permette di giudicare l'intero gioco, questo non può esistere. Però ci sono alcuni aspetti che effettivamente mi danno maggiore importanza. Indubbiamente le meccaniche di gioco sono alla base di tutto, ma devono essere meccaniche di gioco che portino ad un divertimento. Ecco, secondo me la parola, la chiave, il fattore chiave forse per me come risposta a questa domanda è il divertimento. Perché un gioco come tale, secondo me, deve divertire e non deve annoiare. Questo voi direte, è scontato? Beh, è scontato sì, ma ad esempio io amo Battlestar Galactica, l'ho già detto tipo in ogni video che faccio, ma ho notato molte persone si annoiano a giocare a quel gioco perché non conoscono il background, perché non conoscono la storia che ci sta dietro, ma si annoiano. Questo vuol dire che in qualche modo per quelle persone, magari se loro giudicassero in questo modo i giochi, quello potrebbe non avere la sufficienza, perché quel gioco annoia, appunto, non mi piace.
A me ovviamente non annoia, mi diverte per a lungo, proprio anche per 5 ore riesco a divertirmi, vuol dire che mi piace, per questo amo quel gioco. Ci sono invece giochi molto ripetitivi che io non amo particolarmente, non entro più nel dettaglio perché altrimenti mi uccidete, perché di solito quando parlo male magari di un German o di qualcosa vengo ucciso in pubblica piazza, quindi eviterò di dirlo almeno in questo video, magari ne parliamo più approfonditamente in un altro video. Fatemi sapere nei commenti, rispondete alla mia domanda perché sono davvero curioso e noi ci vediamo ad un prossimo video, ciao a tutti!